e che Dybala da inizio stagione non è mai stato benissimo, non è al top della forma, lo si vede, però Attenzione sta a nel lui dare lancio di Chiesa, risposte. molto bello per Morata, Morata se la porta su sinistro, fantastico, è sempre lui che ci porta in vantaggio, è sempre lui, Alvarito su lancio di Chiesa, stupendo il controllo, l'entrata dentro l'area di rigore, dal destro sul sinistro, il diagonale e il gol, e la Juve in vantaggio, 1-0. Diamo un'occhiata, no, stavolta c'è per poco da guardare, gioco. Stavolta no, no, stavolta no, vi posso garantire no, che ha regolare, regolata regolare, anche, regolare. Anche sul lancio e dietro, è assolutamente. È perfetto lo stop, sì, sì. Beh, il ragazzi, tiro fa un gol di una bellezza sto ragazzo, ma meraviglioso, manuale, perché comunque riceve una palla che no. Intanto è bravissimo ad addomesticarla, punto primo, riesce a metterla giù bene, come ragazzi, solo i grandi giocatori sanno fare, dai, punta il giocatore del Benevento, palla sul destro, palla sul sinistro, diagonale, palo gol, sì, veramente. E lui vuole centrare il palo, bravissimo. Sì, no, ma allora, benissimo. Pur davanti all'Inter dell'area, pazzesco, che cosa ha combinato, pazzesco. Cosa da metterlo in panchina, sì, sì. Allora, e lasciarlo tanto è un mese. Voto 4 per Arthur quanto è un voto 8 e mezzo 9 10 per Szczęsny, perché più soldi per Arthur, attenzione al tiro, rete. Rete, il Benevento ha pareggiato. Il Benevento ha pareggiato, clamoroso, clamoroso. E lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo, Gaetano Letizia. Gaetano Letizia con un tiro proprio di prima intenzione con il destro. E ci facciamo sorprendere, era nell'aria, 1-1. Proprio alla fine del primo tempo, sarebbe finito adesso il primo tempo, il Benevento trova il pari dopo il miracolo di Szczęsny che ha deviato la palla in calcio d'angolo, sul calcio d'angolo conseguente è arrivato il pari del Benevento, azione bellissima del Benevento, molto ben orchestrata, bello il destro di Letizia che non lascia scampo. Ragazzi, è stato nuovamente Arthur a respingere, sì, quel pallone lì. Corto. Vabbè, che non è che no, potete dargli colpa ad la Arthur, realtà cioè, dei fatti è che gli capito, ultimi è lui due che respinge male, ha ragione, ha respinto male, ragazzi, gli ha tirato la palla, ma ha respinto male lui, di spazzare via lì, ho capito, ma gli era arrivata addosso, non è che l'ha fatto apposta a darla così, ma quello che dico che gli ultimi due minuti sono da oggi, intanto è finale di primo tempo della partita, vi faccio vedere le due cose.